Buongiorno, intanto mi presento per chi non mi conosce. Grazie Tiziana, sono Mirka e faccio l'istruttrice da non tantissimo, e faccio sport diciamo da 25 anni, però solamente da 6 ho deciso di trasformare quello che era la mia passione in un lavoro, e devo dire che mi ha dato grandissime soddisfazioni. Colgo l'occasione per ringraziare le persone che saranno in diretta con me oggi, le persone che la vedranno in differita, e ringrazio Be Creative, quindi Lenka, Donatella, che ho conosciuto nel 2017. Ciao Monica, per la prima volta, e devo dire che ho avuto un colpo di fulmine vedere queste due personaggi strepitosi che vanno di pari passo. Lenka per quanto riguarda la parte diciamo pratica dei vari protocolli, Donatella per quanto riguarda tutto quello che è la teoria, la biomeccanica, e quindi le ringrazio perché insieme a loro sono cresciuta tantissimo. Teresa, ciao! Sono cresciuta tantissimo e adesso è solo l'inizio, perché so che con loro intraprendere un percorso con loro vuol dire migliorarsi sempre di più. Nel 2020, con il lockdown, ho avuto la possibilità, nel momento in cui le palestre erano chiuse, di frequentare ancora di più Be Creative, e devo dire che sono super perché comunque, oltre a livello professionale, ci fanno crescere, ma anche a livello personale. Quindi una volta iniziati i corsi con loro non ti senti mai abbandonata. Allora, sono le 11:05, mi scuso anticipatamente se magari l'agitazione mi porterà a essere un po' impacciata, e io direi che di mettere il CD dall'inizio. E se siete d'accordo, iniziamo. Ditemi solamente se mi sentite bene e se la musica è troppo alta. Quello che faremo oggi è un lavoro di resistance training program, quindi avremo un bilanciere e dei dischi, e praticamente è un protocollo di lavoro che in genere si fa in sala pesi, però viene riadattato per portarlo anche nei corsi fitness. Ok, vado a mettere la musica. Ok, iniziamo con il riscaldamento e ci andiamo a prendere i due dischetti. Iniziamo con le spalle. Rimani qui e ruota, stai.
Poggio le mani a terra, stendo la gamba. Piega. E stendi. Ancora due. Comincia ad attivare bene l'addome. Ancora uno. E ritorna al centro. E cambia. Morbido, morbido. E rimani qui. E ruota su. Quindi bene il bacino. A terra, stai. Poggio questo a terra e stendi la gamba per 4. E ritorno. 3. E ritorno. 2. E 1. Rimani qui. Scendi, ritorna al centro e scotta. Vai. 1. 2. E l'ultimo, rimani, bacino, 3, 2, 1, poggia i pesi a terra, con le mani cammina avanti e rimani qua, stai. Torna indietro, snocciola la colonna, vieni su e ruota le spalle. E ritorna giù, scuoto. Cammino con la sinistra, vado avanti. E dammi 3 piegamenti lenti. Vai. 3. Lento, lento, 2. 1. Gambe tese, ritorna indietro. Prendi i pesi e sali. 4, 3, 2. Andiamo a farlo. Non stacco, quindi scendo e sali, 2 e sali e l'ultimo, rimango qua e dorso, chiudi bene le scapole e risalgo e lo alterno, 1 e sali. Potrebbe chiudere i 2 e sali. E 4. Ok, direi che ci siamo scaldate. Mi vedete bene? Ciao Katia. Primo atto è uno stacco. Bacino dietro, addome contratto, scendo poco sotto la linea del ginocchio e risalgo per 8 e vai, 8, lento lento e controllato, 5, 4, 3, 2, 1 e rimango giù e vado col dorsale, chiudo le scapole, bilanciere sotto al bacino e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sali. Adesso andiamo a fare 3 serie, stacco il dorsale alternato, quindi scendo, dorsale e risalgo. Pronte? 4, 3, metto il traverso, addome bene in tensione, scendi e giù e su e vai. Scapole belle chiuse. Ancora 3. 2. 1.
ancora due serie. Pronte? Piedi paralleli, mi raccomando. E vai, scendi. Su e sali. E vai, e sono due. Quattro. Cinque. Ancora uno. E recupera, andiamo al terzo. Terza serie. E cambiamo esercizio. Pronte? 4, 3, 2 e scendo. Sempre controllato, mi raccomando, stiamo lavorando con carico. 2.
dai, Che rima di 8, 7, 4, 3, 2, 1, vai, so, e, ancora 4, la parte superiore con i tettoni, ci prendiamo sempre o i dischi o se avete anche le bottiglie d'acqua, saranno sempre 3 serie da 8, le aperture laterali, quindi il peso arriva non avanti all'altezza delle anche, ok? Salgo e scendo per 8. Gli altri 8 abbinati sono frontali. Anche qui, ginocchia leggermente piegate, bacino leggermente, non così, ok? Leggermente retropressione, chiudo le scapole e porto il peso all'altezza del piede. E sono sempre 8 e 8. 8 laterali, 8 avanti, pausa e riprendiamo. Pronte? 3, 2, e vai, non superare le spalle. Anche 10-15 secondi di recupero muscolare, sempre comunque in base al carico che mettiamo. Logicamente più è alto il carico e più recupero dovremo fare. La seconda serie, sempre per i deltoidi, ok? Pronte? 3, 2, no, e vai. Sei.
4 3 2 1 e frontale, vai. 8 scapole chiuse, addome contratto. 7 6 non superare le tine, spalle. 5 4 3 2 1 e ci siete? Siete ancora tutte vive? Irene, la terza serie, abbiamo il bonus, però ve lo dico alla fine. Così andiamo a stressare maggiormente. Sciogli, sciogli un attimo. Pronte. E vai, su. Quattro. Tre. Due. Uno. Avanti. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E rimani, stai, addome contratto, 5, 4, 3, 2, apri, lento, rimani, 10, 6, scapole chiuse, 5, 4, 3, 2, 1, e lascia, le braccia direi che le abbiamo lavorate alla grande, così se state quando ci metteremo le nostre magliettine bracciate avremo un bel deltoide, una bella schiena da mostrare. Recuperate un attimo, bevete. Asciugatevi. Ok. Lavoriamo ancora sempre con una... con il bilanciere, ok, e andiamo a lavorare la parte inferiore, quindi porto, lo faccio vedere prima, sinistra, carico dietro le spalle, squat, ruolo 45, squat, ritorno alla base, squat, 8, destra, 8, sinistra, 8, alternate, ok? Roll 45, anche questo mi raccomando, lo squat con il lato, bacino basso, ok? Fronte, 4, 3, 2, 1 e vai, 1 e ruota, 2, 3, 4, dove lo tratto? 5, richiude quando sali, 6, 7, 8, destra, 1,
teatro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Recupero un attimo, scendo un attimo. Alterno. Vai. Uno. Dall'altra parte. Quattro. Cinque. Dai, dai, dai. Sei. Sette. Gli altri otto, poggio tutte e due, ok?
vado a fare il piegamento, gli ultimi, poggio le ginocchia e continuo dal mio verocchio. Mi vedete? Alessa! Sono ridotta a uno straccio, era tutta carina. Allora, primi 8, 3 appoggi, cambio la gamba, ok? 4, cambio la gamba e continuo. Pronti? Le braccia sono leggermente aperte, ok? Gomiti diagonalmente vanno verso indietro. 3, 2, stacco e vai. 4, 3, 2, cambia l'appoggio, vai, 4, 3, 2, tutte e due le gambe su e vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultimo, faccio le ginocchia e me ne fai altri 8 e vai, 8, 7, 6, guarda avanti, non appendere la testa, 5, 4, 3, 2, e stai. Comandiamo? Andiamo a lavorare adesso di nuovo la parte inferiore. Sarà un affondo in seduta, abbinato, ossia posteriore, abbinato alla torsione galmiana. Quindi ho il disco in mano, quindi affondo, rotazione, salgo, rotazione e ritorno. Ok, su e rotazione, 8, 8, 4, 4, singolo, pronte? Ci siete ancora tutti? Grazie. Allora, affondo in seduta, ossia posteriore, ok? Scapole chiuse, addome in tenuta, ok? Controllato, 3, 2, 1 e partiamo. Vai, sinistra, dentro, torsione, salgo e scendi. Cinque.
cambia, la gamba sono quattro. Quattro. Dai qua, ci rilassiamo. Tre. Un modo di dire. Due. E cambia sono quattro. Tre. Due. Uno, alterno e singolo. Giù. E cambia. E cambia. Tre. Quattro, dai, ci siamo. Cinque. No.
Bianca, uno. Ancora 10. Rimango a metà e a lungo.
secondo otto è intero, il terzo parte da metà, fatti una contrazione verso l'alto. Li faremo sia con l'impugnatura a martello che in apertura, ok? Ecco come siamo riusciti. 4, 3, anche qui consiglio le gambe leggermente piegate, ok? 4, 3, 2 e vai su, 8. Sette, sei,
5, 4, 3, aiuto mi cammina, 2 e 1, e lo ripetiamo, ok? Dopodiché un piccolo circuitino e ci siamo. Pronti? E vai, sali, 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 col petto e lo ritorno. 2, 3, 4, lo riprendiamo dall'affondo,
prendiamo tutto, dai. Dal solo squat. È l'ultimo, dai, ce la possiamo fare. 4, 3, 2, 1. Corri in balzo, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, affondo avanti, 1, alternato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi lanciare giù, burpees e piegamenti, 4, 3, 2, vai, giù, dai che è l'ultimo. Spalle.
mia. Dietro,
vai. Due. E ruota. E l'ultimo. Su. Grazie. Grazie ragazze. Grazie. È stata una bella sudata, ho iniziato tutta carina, adesso sono un po' sfatta, spero che vi siate divertite, allenate e che dire, ringrazio ancora tutte voi, ringrazio Lenka, Donatella, ringrazio Be Creative e ricordatevi, Be Positive, Be Creative! Un bacione a tutte!